Senti, Barlo. Io lo so che è una persona a cui noi cerchiamo di tenere lontano dal nostro... Lo lontano. Circa. Introvabile. Fashion. Fitti. Collection. Vintage. Ce l'ho solo io questa. Circa. Volevo vedere quanto andava. Ah! Sigla! Ma quella sì. Il bianco e nero, bam. Cosa dice? Grazie, cazzo, come state? Oggi piove, oggi infatti, piove, ho messo gli anfibi. Perché piove oggi? Perché la tristezza e la talassia e la cherofobia. Questa è la mia cherofobia. Via merda. Allora, però sei cosciente di aver rovinato la vita di una ragazzina metto di 16 fuori anni? Fuoco. Sei cosciente di aver rovinato la vita di una ragazzina di 16 anni? E non solo quella, sì, molte vite. Oltre la tua. Siccome abbiamo cominciato questa politica del volerci bene tutti quanti, sì, la politica del bene, credo. La politica del bene, ecco, la dittatura del sorriso. La stagione del Kate Boys di quest'anno si chiama Dittatura del Sorriso. No, credo che sia già preso come nome. Da chi? È un bel disco anche. Mannaggia, ma perché mi fai dire cose che poi la gente dice? Allora, e poi sempre quando parliamo di Lolo, è impressionante. È vero, che sei un cazzo di strano caso. C'è questi collegamenti che neurali. E se non l'app. Beh, comunque Lolo, io volevo dire comunque Lolo, come si chiama lui di nome? Giulio, quindi Giulio. Come Giulio Collina delle Iene. Posso, lui faceva ridere almeno. Sì, perché era napoletano e teneva fam. Per quello sì, era calabrese. È un terun. Giù, è un terun, come diceva Bossi al grande. Perché se Bossi chiama il primo ministro, no, cos'era? Il presidente della Repubblica Terun. È come se dici redneck a Bush, cioè vai in galera per vilipendio a un'alta carica dello Stato. Era una discussione che è andata avanti prima, ma secondo me non è così. Cioè, ma come? Perché noi Terun lo vediamo una cosa molto simile. Sì, ma se te lo dice Bossi, che per lui i Terun sono stati maximum causa di sfacelo italiano. Hai capito? Che si rubano i soldi. Vabbè, però comunque, sai cos'è? Napolitano poteva dire, vabbè, Bossi, dai, c'è pure. Come faceva napoletano? E Bossi. E Bossi come faceva? Terun. Sì, Terun. Mezzo sangue. Scarface. Sì. Quello di Batman. Vi rendete conto che non abbiamo voglia di fare quello che. Giulio, noi non ti vogliamo male. Cioè, ma perché non fai più numeri? Comprateli i numeri, ce li hai i soldi di famiglia. Li hai messi i soldini dentro? Perché così almeno esce la pubblicità sulla. 100.000 view hai fatto. 100.000 view e non è neanche di tendenza. Ma dai, ma comprati qualcosa di tendenza, le cose. Cioè, le fa più Madame di Archidarmi. Hai capito? Va, Giulio, senti, ascolta un po'. Ma se no al posto di Lolo cosa possiamo fare? Facciamo Lolo, no, perché sono contento, voglio vedere produzione fisica. È interessante almeno sentire che cosa combinate. Ah, il pezzo si chiama Mare. Io mi sono. Sarà un pezzo sui recenti avvenimenti tragici nello stretto del che mare? Ne so, magari sì. Oppure il mare quello contro degli Salvini. Hipster. Salvini. Oppure il mare quello degli hipster, oppure il mare che ha dentro di questa cosa. Il male che ha dentro, forse. Gosciosa. Lolo, ti stavo per dire, se non mi fermava Barlo. In fondo al mare. Se non mi fermava a Barlo, ti stavo per dire una cosa molto importante. Forse. Noi cercheremo di ascoltare la canzone come se io e te non io e te Barlo, ovviamente, non avessimo avuto trascorsi. Lolo. Oppure Giulio. Ma secondo me facciamo finta che era rancore. Facciamo finta che. E sia rancore e che non sia Lolo. Va bene. Tanto è uguale il timbro, cioè. Vai! Speriamo che non appaia lungo. Senti il mare? Un mare delle stronzate. Lolo, mare. La reaction farà più numeri di Lolo? Speriamo. Lasciate il like qua sotto. Ma speriamo che. Ma questa è l'amica di The Sapiens. Ecco che esci. Non si metteva con lui. E lui sulla spiaggia fa anche così con la sabbia. Là in fondo sono illusioni. Il male mi produzione. È un matrimonio. Scusami se casa è spoglia, l'ho appena pulita. Cosa c'ha? Cambiare calmanti, No, raga. Che lo mangino, bravo. Dopo 6 giorni in mezzo a nulla ci nuota in un mare di illusioni. Questa cosa che deve far rancore però no spettro. Fisci, ma sei chitarra? Bello. Oh, se fosse stata di Tino Mancino sarebbe stata una bella canzone. Sì, sì. Perché non scrivi per il Tino Mancino, Lolo? L'hai fatta piano. Perché Zampaglione è più bravo di lui a scrivere. Oddio, tutto abbuffato. Tutto abbuffato. Ha picchiato lei? No. A lui piace nei video fare tutto quello là buffato.
Ma hanno detto che ti hanno corcato, porello. Al allora, solito il video fatto da Trilatera, che salutiamo. Secondo me, ragazzi di Trilatera, potete confermarmi che la parte di lui sulla spiaggia abbuffato è un'idea di Lolo? Cioè, il fatto di essere abbuffato tutto... Perché voleva fare quello vissuto, l'ha dannato, picchiare il sangue, no? Come quando ha fatto l'altro video con Fish che era tutto pieno di sangue. A lui gli piace sta cosa. Mi hanno detto ieri sera che è tornato sotto management di... Di? Chi è? È un tuo amico. Chi è? Tuo amico signorina. Chef. Oh, tuo amico signorina. Jay. Sì. È ritornato. È tornato, non lo voleva più nessuno. No, l'hanno cacciato anche dall'altra parte. Ah, ma hanno detto che ti hanno abbuffato. Sono fatti tuoi, non ce ne frega niente di quello che fai nella tua vita privata. Secondo, allora, tu parla che io intanto metto muto e cerco una cosa. Tu parla. Io personalmente credo che la produzione è molto bella. Le chitarre nel ritornello erano un po' fini, ma probabilmente perché dovevano dare spazio alla voce. E la canzone, il ritornello, per essere precisi, è uno dei ritornelli belli che sento, però non li vedo in bocca a Lolo. Perché purtroppo non riesco a scindere il personaggio dal appunto la produzione musicale. Devo dire che se la canzone, che il ritornello, venisse cantato da un qualsiasi altro gruppo indie rock piuttosto che la voce è prodotta bene, quindi vabbè, sai che dopo sì, magari, ma proprio per questo che sto dicendo che è prodotta bene. Se era la sua voce non sarebbe stata così bella. E proprio per questo ti sto dicendo che se l'avesse cantato un'altra persona, lo stesso ritornello con lo stesso mood, sarebbe venuto sicuramente meglio, perché la sua voce non è adatta a fare questo tipo di cose. No, è adatta a imitare Rancore. Infatti nelle rappate, se chiudi gli occhi in alcuni punti, sembra proprio di sentire Rancore, tranne quando poi fa la sua chiusura un po' particolare, che è proprio personale di Lolo, ed è quella che non mi piace delle sue chiusure. Il testo è il classico testo da depresso, sono un ragazzino, quello che ci ha abituato a sentire da... Lemo. Ma no, ma magari, no, questa è proprio una questione diversa. Una sorta di io sono pazzo, il mondo mi sta stretto e devo combattere contro il mondo in qualsiasi modo. Guardiamo. Come al solito però c'è sempre questa cosa... che fortunatamente in questi ultimi pezzi si mette, ma probabilmente perché è detto da qualcuno più in alto, sì, o perché ha preso coscienza del fatto che lui non può essere completamente distruttivo verso chi ascolta, sì, di una rivalsa che poi deve divenire fuori dalle canzoni, una rivalsa sociale. Io capisco che il tuo personaggio, Giulio, è quello dell'ometto che fa il pazzo e deve uscire per forza da tutti i canoni della normalità, ma se tu continui su questa strada e vai a colpire una fascia di ragazzi molto giovani, hai un esercito di ragazzi molto giovani che si creeranno dei finti problemi che non hanno e andranno a curarli con determinate... Ma quello lo creano anche le varie modelle che si fanno la foto con Oxana. E non è bello, non è bella da una parte, non è bella no, da no, no, ma secondo me l'altro rischio è che la depressione adolescenziale che è dettata dal cambio degli ormoni dopo un po' finisce. Beh, hai capito? E ti lasciano lì. Guardando i numeri mi sa che è già finito. E meno male, grazie a sti ragazzi che hanno scoperto che sono giovani. I soldi ce li hanno perché gli danno i genitori, non devono lavorare, a scuola se ci vanno bene, se no no, e vanno in giro e fottono, e quindi oh cazzo che sta ascoltando Lolo, se ascoltano le ragazzine di 14 anni, ma poi quando trovano il moroso ti lasciano, e il moroso non sarai tu, tanto o fai pazzo o fai il depresso o fai il pazzo depresso. Quindi con questo bellissimo frame rate noi vi lasciamo, andate a cercarlo il frame, ragazzi. Allora, un minuto e 28, ragazzi, zoomate sulla modella. Allora, questa è una cosa che mi ero chiesto. Cosa? Ma dove ha trovato una modella più bassa di lui? Beh, ma la ragazza bassa è carina perché comunque te la giri. Io non vuoi. Ho detto che è brutta, io ho detto dove ha trovato una ragazza una modella. Tu sai, me, te lo ricordi quanto è alto Lolo? È più basso di me, ed ecco, vuol dire tanto. Ecco. E io sono più basso di Fedez. Sì, questo è un cazzo di giro che non si capisce. Lui mi ha invitato solo per dirmi: ah, sei più basso di me. Sì, sì, quel merda. Sì, però sono anche meno di te voi. Allora, cioè anche non so, la butto io. E raga, io non lo so, non è un pezzo che mi ascolto, ma non è neanche... Credo che sia il pezzo migliore di Lolo. Sì, non è anche uno dei più brutti. C'erano due che finora mi sono piaciuti, che erano quello alla tavola calda, col video fatto dai... Ah, perché aveva copiato la melodia degli anni 90-80. Bravissimo. Sì. E questo che ha copiato di Tiro Mancino. Ok, quando copi guarda, ti viene bene, sei proprio come MJ, uguale. Sì, 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 sì. No, no, vabbè, però per carità... Male. La mano... Dai, se 100.000 view te le meriti tutte, vai. Tranquillo. La mano di... Oh, di ma lui gioca in Serie A. Certo. Non fa i numeri della Serie A. No, ma lui gioca in Serie A. In Serie A. È contento di giocare in Serie A non facendo i numeri della Serie A. Fa e guardia linee. Della Serie A. No, dicevo, la mano di Fish si sente. Sì. Una man dal cielo e una mano dal cielo, sì, di Fish. Perché con queste produzioni... Chiunque altro avrebbe spaccato.
puoi camuffare anche tutti i tuoi vari difetti. Sì. Raga, boh, se vi piace ascoltatevelo, però io ma guarda, secondo me se non fosse stato hai lui... capito, la difficoltà di Lolo per il noi carino, personale, però... per noi la difficoltà è che è Lolo. Ma noi lo ammettiamo e non è che facciamo ah voi siete di parte, faccio premettete che a noi non, però è questo il discorso. Quando uno fa sempre la stessa roba, dopo un po' avete mai provato a leggere sempre lo stesso autore? Tipo io che adoro Stephen King, dopo un po' che leggi per 2, 3, 4, 5, 6 mesi solo Stephen King, ci hai cagato il cazzo di mettere in quella città di merda tutto quello che succede in quella maledetta città. A parte quello, ma dopo un po' vuoi cambiare, cioè se lui non cambia è come Gali, è come minchia, ognuno c'ha il suo e fanno solo quelli. Bravo. Non riescono a uscire da questa zona di comfort che si sono creati di un personaggio che era comunque labile. Cioè se tu hai fatto successo in una determinata cosa e vedi che piano piano hai bisogno di tutti gli espedienti possibili per cercare di far parlare di te. Tanto il pazzo non sei credibile, il depresso nel video si vedeva che hai le cose, no? Che non c'hai amici, ci crediamo. Ma scusa, però... ma se anche quelli che... vabbè, ma poi no, poi esagero, esagero, dai, esagero, esagero, lo cacciano dappertutto, ecco, volevo dire. Ciao! Ciao! Ciao!